Ciao a tutti i lettori di Lega Nerd, come potete vedere dall'ambiente intorno a me siamo a Londra e precisamente al Corinthia Hotel, qui dietro. Tu voi direte, un hotel come tanti? No, perché qui sono state girate, proprio in questa strada, alcune delle scene di Doctor Strange, il nuovo film della Marvel con protagonista Benedict Cumberbatch nel ruolo appunto del Dottor Stephen Strange. Inoltre Benedict Cumberbatch, al momento in cui io sto registrando questa video recensione, impressione, dettagli sulle interviste, è ancora qui dentro, quindi in realtà se voi aveste una visione Raggi Rix potreste vedere Benedict Cumberbatch in questo momento. Allora, com'è questo film della Marvel? Allora, mi sbilancio tantissimo, mi voglio rovinare. Penso sia uno dei migliori film Marvel visti in questi ultimi anni. Per me va direttamente nell'Olimpo insieme a Guardiani della Galassia, il primo Iron Man e il primo Avengers. Un gran passo avanti per la Marvel, sia per quanto riguarda l'aspetto visivo, c'è praticamente un sembra un po' Matrix che incontra Inception, che incontra Alice nel Paese delle Meraviglie, e insomma visivamente molto interessante. E poi anche per i temi perché si parla del tempo, della morte, dello sconfiggere la morte, sia con i mezzi che si hanno, sia che si sia un dottore, un mago o un supereroe. Dottor Strange infatti è un neurochirurgo che perde l'uso delle mani a causa di un incidente e quindi poi si reca in un tempio gestito dall'antico, che è Tilda Swinton, per, diciamo, guarire. In realtà scoprirà tutto un nuovo mondo, altre dimensioni, portali magici, e che insomma in realtà per sconfiggere i propri demoni non bisogna sconfiggerli, perché non li sconfiggiamo mai, ma bisogna imparare a concentrarsi, a mettere da parte l'ego e a capire quando è necessario perdere. Insomma, quindi temi molto maturi per quanto riguarda la Marvel. Non vediamo l'ora di vedere Doctor Strange nel prossimo film e anche insieme agli Avengers. A questo punto, a proposito, abbiamo chiesto sia a Cumberbatch che al regista come la prenderanno Visione, Thor e Loki, che fino adesso erano gli unici Avengers ad avere un mantello, insomma, quando scopriranno che Doctor Strange ha un mantello pazzesco, che non solo è bello, rosso, funzionale, ma addirittura prende a calci i nemici, vola, insomma, un mantello abbastanza importante che, insomma, può andare direttamente vicino a quello di Harry Potter. Entrambi ci hanno detto che sì, probabilmente saranno un po' gelosi, un po' invidiosi di questo mantello. E poi gli abbiamo chiesto anche, visto che sarà il terzo scienziato a far parte degli Avengers, gli abbiamo chiesto, secondo lui e anche secondo il regista, quale scienziato sarà più, diciamo, affine a lui, con quale diventerà più amico. Ed entrambi ci hanno risposto senza dubbi Bruce Banner, perché è il più altruista, ha un ego minore, invece con Tony Stark chissà se ci sarà qualche attrito. Il cast ovviamente è fantastico, Tilda Swinton è meravigliosa, Cumberbatch anche, ma anche Rachel McAdams, che, diciamo, ultimamente l'avevamo vista sempre in ruoli molto dark, se pensiamo per esempio alla seconda stagione di True Detective, e qui invece ha anche dei momenti molto ironici, quasi da slapstick comedy, brava anche lei. E poi c'è Benedict Wong, che, diciamo, è un po' la linea comica del film, anche se è sempre serio, ma non glielo dite perché sennò si arrabbia. Mikkelsen, che è il grande antagonista del film, non è proprio un cattivo, è uno stregone molto arrabbiato, se vogliamo. Anche questa volta ha problemi con gli occhi, che questa volta sono glitterati, come per esempio quando era Le Chiffre in Casino Royale, oppure One Eye di Valhalla Rising, in cui aveva delle cicatrici e oppure non aveva proprio l'occhio. Gli abbiamo chiesto infatti, ma come mai hai sempre problemi agli occhi e sei sempre così arrabbiato anche quando sei uno stregone che in teoria dovrebbe meditare e essere tranquillo? E abbiamo detto, ma chissà, non si sa. Si è messo a ridere e gli abbiamo chiesto, con fare, diciamo, un po' così con nonchalance, ma nel suo prossimo film che uscirà a Natale, un nome a caso, Star Wars, Rogue One, sarà tranquillo e avrà una vista perfetta? Non ci ha potuto dire più, non si è sbilanciato, ha detto che gli occhi sì, saranno perfetti, andrà tutto bene. Sul fatto di essere gentile e carino non ci ha potuto dire niente. Che vuol dire? Che sarà un altro cattivone? Chi lo sa, intanto però c'è Doctor Strange, in cui ovviamente Mikkelsen, come al solito, è fantastico, anche se forse si poteva utilizzare ancora di più.
Insomma, un film molto promettente, in Italia uscirà domani, quindi per quando sarà online già potrete andare a vedere il film, assolutamente consigliatissimo, e non vediamo l'ora quindi di vedere Cumberbatch e soci nei prossimi film della Marvel, che anche questa volta ha fatto centro. Questo cos'è? Il mio mantra? È la password del wifi? Non siamo selvaggi.